Declinando un po' la domanda, lui ha focalizzato l'attenzione sull'importanza dei comuni, sul ruolo che i comuni devono avere per essere, diciamo, garanti dei servizi dei cittadini. Beh, Chiara, adesso entriamo in una fase in cui, al di là dei discorsi generici, comprensibili e di buon senso, bisogna incominciare a mettere in campo, concretizzando delle azioni. Noi abbiamo elaborato una proposta che espliciteremo a breve. Ho voluto evitare di farlo questa settimana perché è stata una settimana molto difficile per la città, dove è giusto che chi amministri, oltre che essere, appaia in qualche modo assolutamente concentrato su questo e non sul futuro. Ma il futuro è importante anche per il presente di questa città. Quindi noi non solo siamo pronti al dialogo, noi dialoghiamo. Però è anche vero che noi abbiamo amministrato una città in forte, forte discontinuità rispetto anche a quei partiti che oggi stanno dialogando. Quindi noi non possiamo imporre, ovviamente, perché non è nel nostro costume politico, il calendario a nessuno, nemmeno nomi, ma proposte per chi ha governato 9 anni questa città la facciamo. La facciamo per contribuire a passare dalle buone intenzioni a un dialogo certe volte etereo alla concretezza delle cose. Perché soprattutto chi come noi non sta nelle stanze del potere, dei grandi partiti, dei compromessi, degli ammiccamenti e delle cose che conosciamo, bisogna partire in tempo per convincere sull'azione politica che vogliamo mettere in campo. Quindi noi, con la nostra proposta, credo facciamo molti passi in avanti per il dialogo, ma anche 100 passi in avanti qualora dall'altra parte non ci sia la volontà di lavorare insieme a noi, di andare anche a prescindere dai gruppi, partiti con cui dialoghiamo. Per essere chiari, è fondamentale, e chiudo su questo punto, che non si ragioni più per chi vuole considerarci determinanti nel costruire un'esperienza di discontinuità. È chiaro che il prossimo sindaco sarà una cosa diversa, perché questa esperienza non è ripetibile, è stata un'esperienza rivoluzionaria, quindi non è ripetibile, ci saranno un nuovo sindaco e nuovi soggetti protagonisti, ma quando si parla di discontinuità vuol dire che si vuole prendere le distanze. Quindi chi vuole prendere le distanze da questa esperienza vuol dire che ci sta escludendo dal dialogo implicitamente. La seconda è la dignità forte che va data a questa esperienza, che non significa la poltrona del singolo, ma significa la pari dignità, e poi considerare quello che è accaduto a Napoli, visto che sento sempre queste belle parole, no? Che condivido, sull'importanza delle città, sul ruolo delle città, sul ruolo delle esperienze civiche, sulle autonomie e sui laboratori. Questo non è il momento solo delle buone intenzioni, delle parole o dei comizi, questo è quello che è accaduto a Napoli. Quindi se si considera tutto questo, noi siamo, come dire, più che disponibili a sederci a quel tavolo. Ma se il tavolo è i tanti tavoli che abbiamo visto in questi anni, si facessero pure i tavoli, ma noi nel frattempo incominciamo a correre quei 100 passi verso la vittoria.